moderna. Chiedo quindi a Stefano, che sicuramente vorrà replicare in qualche punto a quanto detto da Anna Maria, ecco, di soffermarsi sull'esistente, cioè su come loro hanno inteso impiegare lo strumento dell'amministrazione giudiziaria, e anche però sulle proposte di riforma che la Commissione Fiandaca ha avanzato. E anche su quella mezza domanda che avevi abbozzato sulle indagini. No, sulle indagini sì, no, perché qui volevo precisare, parlane tu, il punto che avevo posto prima era, non è la prevenzione come ancillare del penale, il punto è chi le fa le indagini, cioè si può fare un procedimento di prevenzione puro, cioè senza indagini penali alle spalle. Questo Pignatone stamattina sottolineava, io credo che su questo bisogna ragionare. Sì, credo che, peraltro è qua, quindi meglio di lui nessuno, credo che il procuratore intendesse dire che la qualità di penetrazione, di informazione che dà un'indagine penale non è ripetibile in sede di indagine di misura di prevenzione pura, perché qui a Palermo avete avuto la fortuna e la capacità di raccogliere una quantità di collaboratori di giustizia che hanno fatto sì che il procedimento penale prima e preventivo poi fondasse in larga parte anche su prova dichiarativa o su prova di acquisizione documentale. L'andrangheta invece, che è il sistema criminale con cui professionalmente mi devo confrontare, è invece assolutamente povero sia per quantità che per qualità di collaboratori di giustizia, quindi l'intercettazione diventa lo strumento probatorio principe attraverso il quale poter andare ad aprire anche un'investigazione patrimoniale di qualità, un'investigazione di prevenzione di qualità. E come tutti sapete, per aprire una indagine che abbia al centro come perno di fonte di informazioni le intercettazioni, bisogna aprire un procedimento penale. Non è un caso che, proseguendo in quella che sono stati gli insegnamenti del procuratore Pignatone, continuiamo a iscrivere fascicoli in questi casi per esempio bancarotta fraudolenta aggravata ex articolo 7 della legge 203-91 o 12-15 aggravato o altre forme comunque di investigazione che puntano allo svelamento, alla comprensione dei flussi economici e dei flussi di ricchezza attraverso strumenti di indagine privilegiata che sono riconosciuti in sede penale ma che non esistono in sede di misure di prevenzione. Questo fa sì che nella prassi sostanzialmente il procedimento di misure di prevenzione sia un procedimento che si muova, secondo la tecnica del cosiddetto doppio binario, a fianco di quello penale. Dopo che Costantino Visconti ci ha bacchettato come magistratura, però consentitemi anche di dire con un pizzico di orgoglio che se il procedimento di prevenzione è diventato quello che è diventato, se non è diventata una macelleria giudiziaria, quale poteva essere alla luce dello schietto riferimento normativo della parola della legge, lo è per una qualità della elaborazione giurisprudenziale, per una consapevolezza costituzionale della giurisprudenza di grado così elevato che tutte le riforme legislative che sono intervenute nella materia non hanno fatto altro che far diventare legge quelle che erano stratificazioni giurisprudenziali. Detto questo, con una curiosa sinergia a suo tempo che si ripete anche perché probabilmente ci confrontiamo con lo stesso fenomeno e quindi alla fine arriviamo a conclusioni anche a livello di strumentazione investigativa e di confronto che sono piuttosto assimilabili, abbiamo scoperto delle sinergie particolari che fanno sì che sia le procure sia i tribunali di Reggio e di Milano, confrontandosi con questo fenomeno particolare che l'andrangheta, alla fine hanno delle sovrapponibilità assolute nelle metodologie sia investigative che di contrasto. E questo grazie alla capacità che entrambi abbiamo avuto ancora una volta di utilizzare strumenti che sono strumenti gretti, quali era obiettivamente la sospensione temporanea delle amministrazioni dei beni, che per lo più era utilizzata in materia succedanea subordinata alla richiesta di sequestro. Se io ti chiedo la richiesta di sequestro in subordine mi dai la sospensione temporanea. Sì, esattamente.
per provare invece a utilizzare questo strumento in maniera piuttosto nuova, in maniera cioè in funzione di bonifica invece dell'impresa, superando una serie di difficoltà connesse intanto alla persuasione nei confronti della polizia giudiziaria, che ha bisogno di fare i sequestri per mettere le X sulle statistiche, con le difficoltà che vengono per esempio dai giornalisti, che quando sanno che non si è arrivati alla confisca di Italcementi, ma alla restituzione di Italcementi, dico, ma allora sì, che abbiamo fatto? Dice, abbiamo fatto niente. Esatto. Un altro capitolo, anzi, una vittoria. Anzi, una vittoria. La restituzione è una vittoria. Sfruttando allora questa norma, che non era una norma in sé ben fatta, infatti era una norma poco utilizzata proprio per questo, che consentiva di sviluppare investigativamente il tema della agevolazione tra il soggetto, o meglio l'attività economica per definizione estranea, anche in termini soltanto di collusione alla organizzazione criminale, perché in quel caso altrimenti avremmo applicato gli strumenti di sequestro e confisca classici, che tuttavia sviluppa un percorso di agevolazione rispetto invece a imprese o attività economiche controllate direttamente dall'Ndrangheta. Questo perché l'Ndrangheta ha una capacità di fare sistema che è particolarmente raffinata e sofisticata, sicché accanto a fenomenologie in cui più direttamente e immediatamente l'infiltrazione mafiosa è arrivata nei gangli dell'impresa ed è capace perciò di comandarla e governarla, molto più spesso invece assistiamo a fenomeni per cui si sfrutta in termini proprio agevolativi un'impresa di grosse dimensioni che opera sul territorio e che perciò garantisce un profitto, un volume di affari significativo per le sue capacità autonome, a cui si affianca invece in maniera parassitaria, quasi sempre nel settore dei servizi, un'impresa direttamente riconducibile all'Ndrangheta, che sfrutta la capacità, il volume di affari, la capacità imprenditoriale della impresa master per lucrare i suoi benefici. È il caso Italcementi, è il caso TNT, si tratta infatti in entrambi i casi di imprese di 'Ndrangheta che operavano nel settore dei trasporti e della distribuzione, con una relazione di agevolazione che sostanzialmente era garantiva quella che era una condotta di concorrenza sleale aggravata ex articolo 7, che sostanzialmente la singola impresa mafiosa consumava a danno dei suoi concorrenti, con il benestare della grande impresa di distribuzione, sostanzialmente per la quale era indifferente chi svolgesse quel servizio, se questa o quella impresa, purché il servizio fosse svolto. E così vi era sostanzialmente un'agevolazione funzionale alla impresa mafiosa, svolta presso spesso, certamente nel caso di Italcementi e TNT, per quelle che erano state le risultanze delle investigazioni, senza che la governance aziendale della grossa azienda, quindi di Italcementi e TNT, fosse neppure a conoscenza di quello che si svolgeva alle periferie delle sue imprese, e applicando perciò una misura che era una misura, quella della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, oggi amministrazione giudiziaria, in funzione di bonifica, perché proprio le attività di compliance e poi le attività, addirittura Italcementi è arrivato in quel periodo a redigere il codice antimafia interno per sopperire a quelle che erano le carenze strutturali che si erano verificate con quelle indagini, ha fatto sì che non soltanto fosse ripristinato la legalità e la libera concorrenza in quel settore, diciamo, di affiancamento e di servizio all'attività della grande impresa, ma che la grande impresa si dotasse anche per il futuro di strumenti organizzativi funzionali ad evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo. Che è un po' quello che con particolare, direi, saggezza ulteriore, perché le nostre norme arrivano a questo, e già noi abbiamo sostanzialmente assegnato alla norma, l'ex sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, oggi articolo 34, un compito che non gli è tipico. Perché il giornalista che ti chiedeva, ma allora non l'avete confiscata, obiettivamente al di là di tutto andava a leggere tutta la norma e dice, vabbè, ma poi si arriva al sequestro e alla confisca. Sostanzialmente quello che abbiamo fatto è fare una mescolanza tra quello che è il primo e il secondo comma dell'articolo 34, allora del 3-quater, per sostanzialmente, su base giurisprudenziale,
fare un intervento che è un intervento ragionato e ragionevole in particolari segmenti imprenditoriali. Di più non potremmo fare, e il di più invece è quello che ci consentirebbe di fare la previsione della commissione Fiandaca, che agli articoli 34 e 34 bis, con l'introduzione di un'amministrazione giudiziaria che peraltro è strutturata in termini ancora una volta molto più intelligenti dell'attuale normativa, perché l'attuale normativa ci consente il sequestro e la confisca dell'impresa agevolante soltanto se l'impresa agevolante è frutto di attività delittuose, se sussiste un credito di disprovazione, cioè si richiama a criteri del tutto eccentrici che sono quelli del sequestro e la confisca antimafia. Mentre con maggiore lucidità ed intelligenza l'articolo 34 della Commissione Fiandaca limita il sequestro ai beni che siano il frutto dell'agevolazione, cioè pone direttamente l'agevolazione e il maggior profitto che dall'agevolazione è derivata all'impresa quale elemento rispetto al quale muovere il sequestro e la confisca antimafia. E lo fa peraltro, ancora una volta utilizzando una qualità, diciamo, della parola normativa insolita per la materia, e in maniera lungimirante, perché poi l'articolo 34 bis, quando prevede il controllo giudiziale, inserendo invece in questa ipotesi l'agevolazione occasionale, già impone invece all'articolo 34 per l'amministrazione giudiziaria l'ex sospensione temporanea dei beni, un accertamento che arrivi a dire che vi è una relazione continuativa di agevolazione nel tempo tra l'impresa agevolante e l'impresa controllata dall'organizzazione criminale. Ed il controllo giudiziario invece si accontenta di meno, si accontenta di un accertamento anche occasionale di questa agevolazione, che peraltro, proprio perché in funzione schiettamente preventiva, come diceva Anna Maria, perché questa è una norma schiettamente preventiva, assolutamente, probabilmente riesce potrebbe andare, a mio giudizio, qui parlo da pubblico ministero per carità, anche al di là dei limiti che la Corte Costituzionale con la sentenza numero 487 del 95 aveva posto alla sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, laddove aveva detto che l'agevolazione doveva essere comunque un'agevolazione consapevole, e cioè che il soggetto agevolante, nel caso TNT e Italcementi, doveva avere la consapevolezza di sapere con chi aveva a che fare. Ecco, questa consapevolezza probabilmente, che era lì prevista perché quella norma era intesa in funzione cautelare e in funzione quindi di una sequestra e confisca successiva, potrebbe non essere necessaria nella formulazione dell'articolo 34 per come riscritto dalla Commissione Fiandaca, nella parte in cui appunto fa riferimento esclusivamente all'elemento, però ancora una volta vedi Anna Maria come non sempre il lessico normativo, no? Perché dice faccia ritenere che determinate attività una determinata attività economica agevoli. Questo ritenere che Anna Maria prima ha enfatizzato, in realtà sì, risultino. Adesso lo diciamo perché allora, nel senso che il lessico delle misure di prevenzione non sempre è un lessico particolarmente tecnico. Volevo dire, e chiudo un attimo e apro una parentesi adesso invece su quello che ha detto Anna Maria, perché è stata ricca di spunti veramente. Cosa ci dice la Commissione e la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sistematicamente? Perché le nostre misure tengono a livello internazionale? Non perché ci hanno voluto bene o siamo stati fortunati. E neppure, sono sicuro non intendeva questo, però per semplificare, prima il Presidente Sabelli ha detto c'è un'inversione dell'onere della prova. Non è affatto così. Non c'è un'inversione dell'onere della prova. C'è un'applicazione di presunzioni frutto di stratificazioni giurisprudenziali. Allora il tema non è c'è un'inversione dell'ordine della prova. Il tema è una presunzione dissimulatoria, come pure la Corte Costituzionale riconosce in alcuni casi, o è una presunzione autentica frutto di stratificazione giurisprudenziale? Cioè il fatto che... cioè il fatto che... No, ma questo lo dice la... Guarda, ma poi potete non essere d'accordo come dottrina. Ma questo dice la CEDU. La CEDU non è che ha detto, sapete... Mi piace questa norma, l'avete fatta bene, siete in difficoltà, la potete applicare. La CEDU ha detto, guardate che esiste un fenomeno, che è un fenomeno particolarmente pervasivo, è un fenomeno che si sviluppa
su una capacità di assoggettamento del territorio e delle attività economiche funzionare al controllo del mercato, ecco che è del tutto legittimo poter dire che un soggetto che appartiene alla criminalità organizzata e ha beni sproporzionati ai quelli che risultano dalle sue dichiarazioni dei redditi, ha acquisito questi beni sulla base della capacità di assoggettamento che gli deriva dalla partecipazione all'andrangheta, alla criminalità organizzata. È l'applicazione di una presunzione che non ce la siamo inventata, è frutto di stratificazioni non una sentenza, stratificazioni giurisprudenziali. E però dobbiamo avere, secondo me, una cura. Sicché, e vengo all'obiezione di Anna Maria, quel risultino in realtà non è il frutto di un richiamo al 192, il risultino è il frutto del contraddittorio, cioè a fronte di una presunzione e di altre prove indiziarie portate alla pubblica accusa, la difesa ti è stata capace di dimostrare, per come dice non io, la CEDU, perché la CEDU per questo salva ancora la norma, ti è stata capace di dimostrare che invece quel bene è frutto di attività lecita, non è frutto di attività, ti ha superato la presunzione. E come lo fa? Ma come ci immaginiamo che si risolvano i giudizi su questioni civili? Come vi immaginate che un giudice civile risolva una questione civilistica? Lo fa applicando presunzioni e applicando regole indiziarie del più probabile che no. Fa così il giudice civile e nessuno si scandalizza e dice: questa è una infrazione alle regole costituzionali. Questa è l'applicazione di un criterio dimostrativo per un bene che non è la libertà, che non è la libertà personale, ma sono beni patrimoniali rispetto ai quali ogni giorno nei nostri tribunali non si decide secondo la regola della oltre ogni ragionevole dubbio, ma si decide secondo la regola del più probabile che no. E questo ha fatto sì che, tornando ad un altro aspetto che diceva Anna Maria, la saggezza, la specializzazione delle corti proprio di Palermo hanno portato ad una conclusione di questo tipo a proposito della rottura del rapporto di pertinenzialità temporale tra sproporzione e soggetto pericoloso. Perché cosa ha detto la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, poi la prima confermata in Cassazione, perdonatemi, non mi ricordo qual è il ricorrente, cosa ha detto? Ha detto: guardate che in realtà il momento in cui si manifesta l'appartenenza di un soggetto alla criminalità organizzata è un momento sempre successivo a quello in cui è autenticamente avvenuto la sua adesione alla criminalità organizzata. E allora io posso utilizzare il criterio di sproporzione come un criterio che ha una doppia valenza: una valenza direttamente funzionale all'acquisizione del bene e un'altra valenza che mi dice che quella sproporzione in realtà è il sintomo arretrato di una partecipazione all'associazione mafiosa che si evidenzia in maniera più evidente solo successivamente. Ancora una volta, non c'è né inversione dell'ordine della prova né altre stranissime alchimie, c'è applicazioni di stratificazioni giurisprudenziali che diventano presunzioni. Però, e qui chiudo, giuro, però tutto questo può valere ed ha un senso, come esattamente diceva Raffaele Cantone stamattina, se rimane strettamente legato a fatti e questioni di criminalità organizzata, perché altrimenti anche la previsione normativa oggi della confisca a carico del morto, per non essere giustamente, tra virgolette, aggrediti dagli argomenti di Anna Maria, che ci dice: ma scusate, se confiscate a carico del morto, e quella è una sanzione penale, post mortem, ma è una sanzione penale. Però qual è, ancora una volta, l'argomento giurisprudenziale che sta invece alla base di questa confisca? Che in realtà quei beni non appartengono al singolo soggetto, appartengono all'associazione criminale grazie alla quale quel soggetto l'ha acquisiti. Quindi ancora una volta è una presunzione normativa fondata su base di stratificazione giurisprudenziale che può giustificarsi rispetto a reati di criminalità organizzata, ma ditemi voi come faremo un giorno davanti alla CEDU a dire la stessa cosa della confisca a carico di un evasore. Anche se un evasore sistemico, come potremo cioè riportare un argomento
che è un argomento che è essenzialmente fondata sulla specificità del fenomeno criminale mafioso, ndranghetistico, verso tipologie criminali che sono completamente estranee a questa logica, perché è solo quella logica che giustifica lo strumento. Ecco allora che ripensare l'antimafia anche significa anche ricondurre gli strumentari che sono consentiti dalla norma a quello che è lo scopo precipuo per cui sono nate, temendo ogni allargamento, guardando con grande sospetto ogni allargamento, perché ogni allargamento ed estensione, oltre a creare, e su questo bisognerebbe aprire un altro convegno, fenomeni particolari come questa superfetazione della DDA, che a un certo punto sembra diventato un pubblico ministero speciale più bravo degli altri, quando sappiamo benissimo che alcune indagini, per esempio in materia di stupefacenti, sono assai meno complicate di altre in materia di bancarotta o di colpa medica che tratta invece il pubblico ministero ordinario, però alla fine scattano anche determinati meccanismi interni, un po' strani, si sentono la DDA... incomincia ad assumere, a mostrare muscoli che non gli sono propri, quando invece lo scopo della DDA, lo scopo della normativa è tutt'altro, è la circolazione di informazioni, la capacità di comprendere il fenomeno a 360 gradi, e quindi anche lo strumentario che ci viene dato è uno strumentario dedicato, ampliarlo, dedicarlo ad arti, usare questo 51,3 bis come contenitore di qualunque emergenza, fa strazio anche delle finalità più sane della nostra. Stefano, ti ringrazio davvero per questa esposizione brillantissima. E l'espressione stratificazione giurisprudenziale che sta alla base della presunzione e che quindi non determina una vera e propria inversione della prova, io userei un vecchio modo di parlare, la Cassazione, tesi suggestiva ma non fondata. Ma per te non fondata. Come non tu non sei no, perché finché no, io non so, sto parlando a nome mio e di Anna Maria. È vero, è molto bravo, è pericoloso. È pericoloso. No, non fare indagini a Palermo. Sì, no, non per me. Lo dice lui, lo dice la CEDU. Sì, lo dice la CEDU, l'ha detto lui, l'ha detto meglio. Vabbè. Comunque. L'inversione della prova, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Anna Maria, di noi che magari amiamo un poco troppo i libri, c'è sempre un'inversione parziale, è un'inversione affievolita, ma c'è sempre. Altro discorso, e ti stai zitto un poco, santo Dio. Una cosa è dire che la presunzione che fonda l'inversione è robusta, ha alle spalle... Questo è un conto, ma che l'inversione c'è e che chiede un attivismo all'indagato. Ma come ogni presunzione? Quando c'è nel codice civile? Sì, codice civile. È il bene patrimoniale. No, abbiamo a che fare con un bene patrimoniale. Ehi, buoni. Appunto, hai parlato di diritto civile, nel diritto penale ancora è ancora c'è. Ma è probatorio a carico dell'accusa. Ma è per questo che, non è, che prevenzione non è penale. È proprio no. Per questo. Ma tu si confischi tutto il patrimonio e lo stigmatizzi come un mafioso. Ma non è che stabiliamo, ma ce l'ha detto pure Anna Maria prima, non è che chiamarla confisca lo fa diventare norma penale. Ci sono confische previste in diritto amministrativo. Sì, cioè non sarà il nome. Allora, quello che conta è qual è il parametro dimostrativo che utilizzi. Giusto. Qual è la sanzione che utilizzi? Giusto. Allora io vi sfido a spiegarmi per quale ragione sul tema della prevenzione antimafia parlo, perché è chiaro che se la spostate su altri temi e io vengo da voi, mandiamo tutto all'aria, sì. Ed è per questo che ci tengo a che questa stretta. Scusa, adesso ti tolgo la parola. Sì. E sulla questione del ripensare l'antimafia, ecco, direi che è un'altra tessera che noi guadagniamo, e cioè da qui esce fuori un monito, penso unanime, dobbiamo tenere ben saldi i confini di questa normativa dentro la criminalità organizzata di tipo mafioso, poi possiamo ragionare se organizzata, poi possiamo riflettere sulle forme di evoluzione che si stanno determinando nel paese, se ci sono intrecci, va bene, ma sempre dentro il recinto della criminalità organizzata. Io però devo dare la parola adesso di nuovo a Sabelli, perché domani purtroppo non ci sarà per l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Io vorrei dire agli studenti, perché gli altri do per scontato che queste cose le sanno, che vi dovete rendere conto della complessità di questi temi.
Quindi quando ascoltate o leggete nei giornali semplificazioni davvero grottesche di questi temi, voi dovete avere l'antispam automatico, lo dovete rifiutare, perché spesso rischiano di tradursi in legge. Per adesso c'è un circuito terribile tra comunicazione e politica, e antimafia, quella diciamo militante professionistica, tale per cui alcune scemenze straordinarie rischiano di diventare legge. Come quando ha circolato a un certo punto, anche purtroppo piani autorevoli, l'idea che si potesse vendere un'azienda prima della confisca definitiva. Allora qualcuno ha detto che si occupa di diritto, prima, di diritto. La prima stesura della cosa dell'agenzia, non era una cosa. Grazie, grazie, io stavo cercando di non avere, di essere meno diretto. Che è come tagliare la testa a un condannato in primo grado e poi dirgli guarda, poi se ci ripensiamo risarciamo la famiglia oppure riattacchiamo la testa. Quindi queste sono scemenze enormi. Invece noi dobbiamo tenere la barra dritta, perché il vero lascito che abbiamo dai nostri eroi, che si citano purtroppo spesso, troppo spesso, in maniera caricaturale, è di un'antimafia che è riuscita a cogliere i suoi risultati, i suoi successi, certe volte le sue sconfitte, ma sempre dentro lo Stato di diritto. Questa è la vera ricchezza di questo paese, dei figli di Annibale, se vogliamo, della canzonetta che vi ho proposto stamattina. La vera ricchezza è che i figli di Annibale sono riusciti a combattere la mafia rimanendo dentro il recinto dello Stato di diritto democratico. Adesso la